Buonasera a tutti da Malaga. Io sono Daniele Zemignani, sono il fondatore del gruppo Italiani in Andalusia e qua a Malaga ho un'agenzia di immobiliare. Vedo che nel mio gruppo c'è un tema ricorrente, una domanda per ricorrente, che è quali documenti mi servono per trasferirmi in Spagna? Bene, in realtà noi cittadini europei non abbiamo chissà quali documenti da fare. Quindi vi spiego qual è la procedura. Quando voi pianificate di trasferirvi in Spagna, 15 giorni, 20 giorni prima di partire, dovrete prenotare online un appuntamento in polizia per fare il NIE. Il NIE non è altro che un codice fiscale che vi attribuisce lo Stato spagnolo e che serve per fare qualsiasi attività economica all'interno del paese. Se non sapete come fare il NIE, cercate sul mio canale YouTube la dicitura come fare il NIE provvisorio. Mettete il mio nome e cognome. E vi uscirà il video tutorial in cui ho spiegato come fare. Su quel video c'è anche il link per scaricare i moduli, per pagare le imposte, per fissare l'appuntamento. Quindi non li metterò nella descrizione di questo video. Andate a vedere il video dedicato a come fare il NIE. Altre cose non servono. Quando voi avete il NIE, potrete fare tutti gli step successivi direttamente qua sul posto. Non sono cose obbligatorie, però per aprire il conto corrente, per esempio, sarà molto più facile aprirlo se avete il NIE. Portatevi la carta d'identità, il passaporto. È molto più facile aprire un conto in banca se presentati da un correntista. Quindi se verrete a Malaga, avete bisogno, io posso presentarvi la direttrice della mia banca dove porto tutti i miei clienti e lei sarà ben felice di aprirvi il conto corrente gratuitamente, chiaro. Poi, una volta che voi avrete fatto il NIE, serve per poter essere assunti un'altra cosettina che si chiama numero di affiliazione alla Seguridad Social, che è un codice, un numero della Seguridad Social, che non è altro che un equivalente più o meno del nostro INPS e della nostra INAIL, sono raggruppati. Quindi, quando voi cercherete lavoro, sul curriculum dovete mettere il NIE e il numero di Seguridad Social, in modo che il datore di lavoro vi possa assumere immediatamente. Un'altra cosa che si fa successivamente al NIE è l'impadronamento. Per non fare confusione, vorrei spiegarvi cos'è. L'impadronamento è l'elezione del domicilio. In pratica, con il contratto di affitto e con il NIE si va in comune a dichiarare che voi avete domicilio in un determinato appartamento. A partire da quella data voi siete censiti in Spagna, quindi da quel momento in poi voi avete necessità di avrete necessità di dimostrare come vi mantenete in Spagna. Ho visto che c'è tantissima confusione sul discorso del NIE provvisorio, NIE definitivo. Allora, il NIE definitivo non esiste. Il NIE è un numero alfanumerico che vi viene attribuito la prima volta quando lo richiedete in polizia. Viene stampato su un foglio di carta e quel foglio di carta ha una durata di 3 mesi. Ma una volta che è scaduto, non significa che scade il vostro NIE. Il vostro numero NIE vi resterà per tutta la vita. Per
Dopo che avrete trovato il lavoro, quindi presentando in polizia i documenti che attestano che voi avete un lavoro o che siete degli imprenditori, quindi dopo 2 mesi che aprite la partita IVA e pagate la seguretà sociale, oppure quando firmate il contratto di lavoro, se siete dipendenti, dovete seguire la procedura per fare il certificato de Ciudadano Europeo, che molti erroneamente chiamano NIE verde, ma non è un NIE, è una tessera dove lo Stato riconosce che voi avete dimostrato di potervi mantenere in Spagna e quindi avete diritto a risiedere legalmente per 5 anni qua sul territorio spagnolo. Bene. Io spero di aver chiarito un attimino quelle che sono le documentazioni che servono per vivere qua. Niente di difficile, io comunque resto a vostra disposizione. Come sapete, è un'agenzia immobiliare, quindi se avete bisogno di trovare casa o di cercare un locale per aprire un'attività qua in Spagna, potete contattarmi al più 34 625 44 5405. Io vi invito a iscrivervi dal mio gruppo Facebook Italiani in Andalusia, di seguirmi eventualmente su Instagram, se avete Instagram mi trovate col mio nome e cognome. Se ritenete che questo video sia utile, condividetelo sulla vostra pagina. Mettete mi piace al video e iscrivetevi dal mio canale YouTube. E per qualsiasi domanda commentate sotto il video e vi rispondo appena leggo. Buona serata a tutti da Malaga. Buona fortuna.